Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati con la seconda puntata della Silato Map. Siamo qui con il nostro Silato della scorsa volta che ce ne sta ancora un po' in trincea. Poi questa sera siamo in compagnia di Buldir che si sta immergendo all'interno della trincea, come potete vedere. Esatto, e vai. Bene. Poi abbiamo. Perché abbiamo due Buldir? Mamma mia Vergine, adesso stasera sarà Ducky. dura. Poi abbiamo DVD Channels, Ciao Monster 500, a tutti. Ciao a tutti. Ciao poi abbiamo Medical e Android, che è il nostro scriba di a fiducia. tutti. Sì, Poi non sono neanche più in trincea. abbiamo Ale94, Casinista e Leonardo e basta. Direi che possiamo Luca. partire. Ehi? Luca 2001. Ah, è perché. Dov'è? Luca, Perché sì, infatti. non è qua, non è qui in. Ah, sì. Bene, quindi ragazzi, direi che possiamo partire. Mettiamo in moto il Kiro che, come avete potuto vedere scorsa volta, ha potuto dare e far vedere la sua potenza. E quindi direi che possiamo partire prima le trince, avanti con il. No, la trincia è già sul campo, Ah, Manu. aspetta, è Cioè, vero, stai. perché abbiamo il campo grande, quindi basta una trincia solo, perciò via il campo 4, scriba se vuoi ricordare il numero del Campo campo. 4. Adesso siamo sotto 12. Campo 4, 4, vabbè, quello grande è immenso. Perché mi laga qua, Già ragazzi? noi Patch siamo al 14. 1.4 inserita, quindi adesso vedremo come lavora questa patch. Al momento qua c'è qualche laghettino, qualche FPS che cala, perché con la patch sicuramente hanno Madonna de Dio. toccato qualcosina. Ecco, tocchiamo già che bestemmie. Posso toccare? No, no, non sta attaccando la bestemmia. Devo Ah, ancora vabbè, sì. rioregistrare. Sì, esatto, Aspetta, quello è il aspetta, bestemmio. nel Ma fuori perché c'è il onda. camion? Perché c'è il camion con i lampeggianti accesi e nessuno sopra? C'ero io sopra prima. Perché è spiritato, dato che la batteria è collegata, Come anche se spirita vedete, lo stesso. Le campo ancora mostre non molto sta più però molto. su, a sestare. Andiamo a sistemare, andiamo C'è ancora molto molto insilato da fare. là. Siamo neanche fatto. Ma riavergine, chi qua? Madonna, vedo una carovana qua. Vedo Leonardo, fermo a trovate 5 in testa. Dai! Cos'è E un Leonardo MotoGP? sbora! Marco vince! Guarda, guarda. Terzo Carovana. posto medical, quarto Dove posto sei qua? casinista e quinto Oh, posto bene. ladro. Vabbè, ma abbiamo anche altri mezzi qui Dai che pronti. attacchiamo. Ui là là, rimorchio pesante. Dai che partiamo. Parte 10 B libero, monta Leonardo. Abbiamo Android questa volta col camion, ha ceduto il posto a Monster 500 in trincea, così vedremo se purtroppo. è all'altezza Poverino. del. No, non è all'altezza, però ci tocca. No, vediamo un bel culo strano Bene, non so. posto. Buldir, sei pronto per un po' di power supplies? Qua mettete dritto, prendi tutto. Io pregare, sto pregando. No, pregare, te a guidare, no, pregare. Pregare, Dio, fai un altro giorno. Sono Bene. già al Mai. 70%. Ma Manca piano, tanto abbiamo e ho riuscito, sempre, nega. sempre le nostre pannocce carburae. E quindi via che andiamo. Sta Pino, 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 dritto. pino. Pane a pace Prendo, 1.4 dovrei aver migliorato i trincei. è vero, dovrebbero migliorare i trincei, quindi adesso vedremo. Lascia perdere, dai, dai, tanto il campo è grande sempre. Anche se Hanno scampano via migliorato le anche un'altra pannocce. cosa, ragazzi. Provate a mettere il cruise control e premere T. No, no, meglio Che no. cazzo si mette? Non Ah, si ferma più il trattore. Vabbè. No, a me si ferma. No, Oh, a me sì, no. ma. Ah, no, è vero. E lì praticamente prendi manco Figo! in uso. Finalmente porco cambierò ora. Poi. Dai, 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 dai. Via, via. Oh, scusa, pollo. Dai che qua facciamo fuori i rimorchi a rotta di collo, cioè i ragazzi in trincea avranno un bel Un po' da po' fare, da dato che soffrire un piano. Ah, boh, avranno diventa pace. praticamente un rimorchio dietro l'altro. Ma Leonardo sta riempiendo, perché non parla, no? È pieno, solo che no, sta un po' di successo insilato. Perché avendo questo rimorchio molto più lungo e l'altro non prende bene. Vuol dire, dove si deve andare? Che cazzo ne so, mi sono Guarda, perso, torna disteso, indietro che però. hai perso il mucchio panoccio. Un pollo, aspettiamo statri, che tanto farò il sughi, neanche una bea voglia. Torna indietro che hai Mi perso il sto mucchio già panoccio. girando. Tutte mi inculi senza Sto rimorchio qua, rispetto. ragazzi, ho l'idea che ho buto.
sotto una breccia o con un patto un po' vendo il ferro vecchio. Nella trincea siamo sempre i soliti 13 milioni. No, sì, no, cos'è? Sì, noi a 13 milioni. 530. Per il momento quanto scarichiamo più ancora sulla prima trincea per diciamo portarla a termine. Oh, è arrivato il primo carro. Pronto in scarico. Ma cazzo, qua mi sembra che ci sono tutte quante cose dietro, qua. Anche le pieghe. Ehi, qua. Sì, ma qua ragazzi, io sono un po' più svelti, qua. Il primo carro è arrivato in trincea. Mi ha consumato tutto il rame, sto qua. Secondo carro, anche. Sta sfondando anche lì. Abbiamo il frontale del Kiro che è fatto in acciaio bonificato con tanto di targa F Marco 95, voilà. Mentre la Cron e la FR qua c'ha il culo piatto. E non scarica, non ammazza. Fa pianetto. E aggiornamenti qua. Tra l'altro ho ancora rimorchi vuoto. Ecco. Forse lui caccia contro lì. Capitale. Abbiamo casinista col cerbiato su di montagna. I cerbiati R. Via 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 via. In Italia ha preso il primo John 8400, 400 cavalli. Dove? A Zambon, Vicenza. Ma Zambon me ne prende. Orca cazzo, davvero. Chi era? No, non so. Vabbè, vedremo queste informazioni nel corso della puntata, perché sennò qua ho idea che va a finire che ho comprato Amici senza saperlo, perché Zambon c'era il 1046 Zambon. Io resto Fiat 980 Power. Bene, primo ritorno di puntata, andremo in trincea con sto rimorchio qua che sì, ok che ho 80.000 litri, ma non è che mi soddisfi tanto come meccanica. Vedete che qua qualcuno lo ha fatto un po' in maniera medical, è una spinta d'amico qua per dire. Adesso arriviamo in trincea, vediamo come sono messi qui. Arrivo DVD. Sì ragazzi, no, via medical col Kiro. No, nel senso adesso arrivo di là dai. Dai, aspetta. Vieni qua. Adesso vediamo come siamo messi. Comunque ci vorrebbe un bel server da 12-14 posti per 200 per queste puntate. Sì, guarda ragazzi, se metterei il tasto donazione e sfrutto donazioni per pagare il server. Se prendo un server da 200 posti su farming e poi giochiamo tutti quanti. Tutti così Kiro, ovviamente. Sì, potrei anche fare, ma tanto che sei qualcuno che te dona. Sì. E te dona una carta del caramestre. Non è che sarebbe uscito dal manco, non picco io, devo far solo. Bene, iniziamo a scaricare qua in trincea che spazio sicuramente ce n'è ancora. Che vediamo se riusciamo. Se riusciamo a arrivare a 14 milioni di litri. Sì, siamo già arrivati, ma mamma. No, secondo me con 13 milioni e 956.000. 100.000 litri a parasugo. Porca miseria, qua sta un lag molto pazzesco. È che c'è qualche laghetto. Stasera c'è un po' maledetta la storia qua. Sarà la patch, saranno tante mod. Forse è la prima volta che ti invisi con patch. Ragazzi, anche tanto insilato. Guarda, rallenti il Kiro, rallenti. Perché c'è medica incastrato sopra la casa? Ho anche il ping alto, sicuramente c'è qualche piccolo problemino tecnico. Che passa mi sarà. Se becco il piccione che se devo passare sull'antenna, a tiro fuori a contraerea a 50 mm te vedi fuoco. La cappa. Bene, ho un problemino tecnico con questo rimorchio che penso che a breve lo mando out of Balotes perché ormai è mega rotto e non guardare dietro. Come? Tu non hai visto niente. No, non si striscia, si è a bloccare, là, hai messo poco grasso. Sarà arrugginito. Guarda. Casinista del porco. Guarda se neanche si è permesso al mondo. Buone, full. Fermo un attimo che proviamo a sbloccare. Mi tocca andare via, tutto in vrigo e Aspetta che anche a me prima c'è. Mi tocca andare. Oh grazie, si è sbloccato il morchio, grazie, molto gentile. È lui adesso. Non scaricare. Bene, andiamo avanti ragazzi che adesso la prima trincea è piena. Dovremmo essere arrivati intorno ai 14 milioni di litri. 15 quasi. Ecco, quasi 15.
E stai buono che dopo torno. E sta... che dopo torno. Sta sculettando. Io casinisti sono le macchine. Bene. Stare di e così inauguriamo la nuova trincea. Madonna, ma sei infatti. Allora. Il caso vuole no madonna, è peggio. Sì, no, ragazzi, sì, lato map. Perdonate qualche uscita fuori tutto luogo. È con sesso. Tutto è con, sesso. Tutto è fatto con il sesso. Ehi là. Allora, qui abbiamo un... troppi rimorchi qua in zona. Ehi là. Scarica tutti, scarichiamo qua ragazzi. Fan totale del server. No? Scarichiamo sulla trincea qua. Dai, non sta a scaricare. Perché no? Perché no? Che non sta più un cazzo. Vabbè, come non sta più un cazzo? Ma sì, che sta. Come che sì, che sta? Sta? Guarda, 14 milioni di numeri va su, Vabbè, dai. Vabbè, allora io faccio retromarcia e la trincea è tutta unica, da sinistra fino a destra è tutta una. Io scarico sulla sulla trincea nuova. Se il rimorchio mi concede di farlo, perché qua. Tira. Dai, buono. Allora, scarichiamo qua sulla trincea. Comunque, ragazzi, a pace qui l'idea che hanno combinato qualche casino, perché io non scaricare che si incastra, se mi vieni così non mi girerai mai. Bene, iniziamo a scaricare sulla nuova trincea, poi lungo. Devi prendere velocità. Allora lo distribuiamo per benino. No, non è veramente una tattica. Allora, alza il... Alza, ragazzi, stai tiro, buono. Che è un tiro, io, Marco. In qua, in desca strato tipo. Te lo stavo provando a fare, basta che lo tieni le chiappette. Qua, qua, la mappa è grande, qua, qua, qui, qua, qua. E siamo a 30 metri di distanza di linea d'aria. Non so. Qua dove? Non so neanche dove, sì. Chi c'è che si è incastrato? Qua col Valtra, attacca in colpetto. Marco, demo un colpetto là posto. Aspetta che ci dico solo che c'è ancora no medical. Oh aspetta ragazzi, no, ci siamo dimenticati il medical ribaltato e... no, mi hanno rigirato. Marco, guardati dietro. Oh, cosa succede qua? Ehi, aspetta, è fuori retromarcia. Ops, ho pestato un cerbiattolo. Bene, andiamo avanti e andiamo a vedere se medical si è raddrizzato. Vuoi davvero saperlo? No, se ti si è raddrizzato, se ma ti si è trincea, se no la gente mi scaricare ancora. Il Kiro è ancora messo su un fianco. Ma chiudo mia trincea, dai. No, non sto chiudendo la trincea, c'è aperto. Se no la gente mi scaricare. No, di che scaricarsi qui a fianco. Secondo te questo è un tiro girato? Ho visto un ehi là. Aspetta che andiamo a cosare la trincea, voilà, ragazzi, a ricoprire la trincea. Mamma, se sbanda questo rimorchio. Okay, no, guarda, i camion. Luca, se non vuole morire. Andiamo a iniziare la fermentazione della trincea. Ricordo che sicuramente... Fermentazione. Fermentazione. Aspetta, un attimo. Mi lega come un deficiente. No, comunque qua dite, sì. Potete andare, puoi andare. Sì, ma da qua hey, no, no, il morchio. Non ho già tre. È pronta tu, per essere la trincea. Non sta qua essere la trincea. Vabbè, sto qua e ora riprendo il video dopo così. Sorry. Quando posso ricoprirla. Bene ragazzi, stiamo andando avanti con l'insilato, abbiamo raggiunto 22 milioni di litri in trincea, solo 91 litri nel serbatoio del Kiro, vuol dire che un po' per spingere la trincea, un po' per andare avanti e indietro con rimorchio di litri ne ha mangiate. Come detto, ho cambiato rimorchio perché quell'altro era diventato impossibile da utilizzare, purtroppo sì, conteneva 80.000 litri ma corallato non lavora bene, lavora bene solamente con il camion. Come vedete invece qualche panoccia lasciata in giro, ma dopo metteremo l'immigrato a spannocciare e panocce. Se cavo i tuoi quelli amica miei, ma no, ti metto lì qua apposta per lavorare. Adesso andiamo al biogas a vedere come siamo. Guarda, puoi evitare un... Andiamo al biogas per vedere come sono messi i trincei, se i nostri mastri compattatori stanno facendo un buon lavoro.
Perché qui c'è stato un tentativo di sciopero, ci sono state distrazioni sonore. Mamma pollo. C'è stato un bel po' di sciopero, dai. C'è stato un bel sì, momento lasciamo perdere. Sorvoliamo su quello che c'è stato fuori dietro dalle quinte, perché solo i presenti solo i presenti in gioco possono capire che robe che se non c'entro niente in me arresta, cioè appunto se carichiamo su YouTube no in me arresta in me, cioè no, siamo perdere. Allora scarichiamo, come vedete qui, dai via questo cerbiato a 4 sate avanti. Verde si sei mezzo 8 lo passo. Adesso mica scarico da io, penso io che non mi scarico. Ah, guarda che ti trattengo per il dopo avergli dato l'opportunità di spostarsi ancora no. Ah, non si deve spostare, vedi che dopo poi trinciare mai. Comunque qui la patch, ragazzi, non lavora bene secondo me. Ha creato un po' una cosa confusionaria. Ho notato un aumento considerevole di ping, sarà dovuto anche al gran quantitativo di insilato che Farming non è abituato a sopportare sicuramente, perché parliamo di oltre 21 milioni e 437 mila. E dopo c'è anche la trincea piccola qua che... E dopo sì, c'è anche un tratto lì sulla trincea piccola, perciò beh, è tutta una trincea unica, quindi ragazzi non posso neanche iniziare compattamento, perché altrimenti sì, compattamento a fermentazione, perché Hola, come si fermentazione la fermentazione, perché altrimenti si coprirebbe tutta quanta. Bene, andiamo avanti qui sul campo, che poi dobbiamo finire sto terreno che ormai lungo. Ragazzi, sono una puntata e mezza a fare, perché aspetta, vi sono anche accordo dell'olio proprio fuori nafta agricola. Porchino e via. Bene, che sia macchina qua ci sta. Ho visto. Andiamo sul campo e dopo riprenderemo il video quando sarà terminato il campo e vedremo quanti litri abbiamo raggiunto in totale. Secondo me un po' sui 23 milioni arriveremo sicuramente. Prossima volta però dico a Tony di darmi una trincia che corre un po' di più e no che devo spingerla con un altro trattore perché vada un po' più veloce. Thank you.
prima più ultimi metri e poi anche questo campo è fatto tra virgolette, cioè, vabbè, abbiamo lasciato in giro qualche pezzo, ma nella quantità ci può anche stare. E bene, andiamo a scaricare i rimorchi che sono pieni. Adesso non so se Casinista vuole iniziare qualche altro campo. Adesso vediamo un attimo che campi fare, come siamo messi un attimino. Vuol dire, guarda qua, la cavalleria che corre. E questa sei anche vuoto, è ingiusto, non è giusto. V12 va sotto B-turbo col volumetrico. Come il cane del Mad Max, insomma. Sì, sì. Corrie sì, ma respira. La roba che respira, vai. Bene, scarichiamo questi 17.000 litri. Aspettiamo che tutti i rimorchi siano scaricati. Dopo vediamo quanti litri presso poco abbiamo in trincea. Dopo si tratterà di aspettare i nostri mastri compattatori e urtatori di insilato facciano il loro lavoro. Qua che se rivedono tutta una busa qua. Come si è appena impiantato, perfetto. Marco, perché hanno scaricato tutto da una parte, sta un casino. No, no, niente scuse, qui c'è mancanza di coordinazione. Erano meglio i vecchi compattatori. Qui c'è poca professionalità nel compattare in filato. Sì, sicuramente di certo il mezzo inadeguato per compattare innanzitutto No, in verità il Fantasy slittava, il John non slitta neanche una stessa. Sì, E te lo domando che a Medica che ha fatto cambio. Che non sa utilizzarlo. No, ma partito dall'altissima tecnologia del vario, ovviamente non è accessibile a tutte le menti. È meglio se non mi inquadri. Allora, come siamo qua? No, qua siamo a mi astengo un milione di litri fuori. 22 milioni e 680 mila in crescita, quindi devo dire che adesso ragazzi vediamo un attimo di pausa, compattiamo, casomai prendiamo altre due lame per altri trattori. Buttiamo su tutto e poi quando abbiamo completato tutto quanto vediamo quanti litri abbiamo raggiunto e forse è il momento di iniziare la fermentazione di questo bel insilato. Intanto potete ammirare un esemplare di Bull Deer incastrato ovviamente nell'insilato. Vengo io a darti una mano. Gli esemplari di pirla che ne mi aiuta, grazie. Vengo io a darti una mano tranquillo. C'è proprio la fossa. Oh. E ancora cerca di insistere e niente, si è bloccato un'altra volta. Questo è proprio un esemplare autentico. Proprio ora. Vuoi che faccia un esemplare di qualcosa che conosci bene? Guarda che razza e mestiere. E adesso ce la faccio. Adesso su. Bene, qui andiamo avanti che abbiamo un bel po' di lavoro da fare e poi riprendiamo quando avremo. Butta su tutto l'insilato. Bene, questa mega trincea è stata compattata, siamo al 100%, 23.449.054 litri fatti, è veramente trincea abnorme, mai fatta una cosa così, penso nemmeno né nel 13 e nemmeno nel 15, perché lato map qua power. Bene, direi che quindi possiamo compattare, sì, avanti, iniziare la fermentazione. Serve fermentazione di, serve l'aiuto di Android. Voilà, quasi una scacchiera, qualche roba. Però mi sono bloccato all'interno della fermentazione. Monta sopra, montato sul mezzo. Ed ecco qua, tutto quanto ricoperto da un telo. 35 km quadrati di telo bianco sono stati distesi. Vabbè, c'è qualcosina un po' qui al di fuori, ma vabbè, niente importa. Comunque veramente dimensioni abnormi, proprio para che roba. Siamo stati anche bravi a compattare tutto, portare su un insilato, andare su e giù, trinciare tutto quanto. Frutto del lavoro di due serate. Frutto del lavoro di due serate molto impegnative e lungo anche il video. E fidatevi, lunghe anche le serate, perché
Cos'è che siamo online da quanto? Adesso vado. Da quasi 4 ore. 4 ore come al solito. Mezzanotte e 28. Ah, sì, 4 ore e mezza. No, no, 4 ore. 3 ore. 3 ore e 22. 3 ore e 22. 7 minuti. Oh, mi sono fiato i piedi. Quindi, per dirvi, questa mezz'oretta, questi 35 minuti di video che sono stati fatti, un po' anche con le canzoni e quant'altro, più di 3 ore di lavoro per farvi capire un attimo il tempo in cui impiegato. Bene ragazzi, direi che anche per questa seconda puntata della Cilato Map è tutto, abbiamo raggiunto già un ottimo obiettivo e nella prossima puntata andremo a scompattare tutto quanto, prendere tutto con le fraise e vendere e vedremo, azzereremo il diciamo il portafoglio, così va a vedere quanti soldi riusciamo a fare. Sarà un bel casino anche vendere, perché i gestori sono quelli che sono, al massimo abbiamo il tempo un po' accelerato per avere dei scarichi molto veloci, come potete vedere adesso con questo, appunto, con questo tramonto. Direi che è tutto. Aspetta che monto sul Kiro qua, Android, please, giusto per avere un'inquadratura dall'alto e per salutare anche questa seconda puntata. E voilà, contro un beta così di gestore. Guarda che tramonto che ha sta mappa, guarda. Che robette. Che robette tattiche di tramonto, guarda. Guardati, se l'immigrato cade a rovinarmi il tramonto della seconda puntata del Silato Map. Venendomi addosso. Ma dimmi, ti se sia mai possibile una roba già. Veramente, veramente era anche al contrario. Guarda. Guarda, grazie del lavoro. Fare sborongo. Guarda. Con rotame qua. Vabbè ragazzi, ringrazio ancora una volta tutti i partecipanti e spero per quelli che non sono riusciti ad entrare questa volta riescano nella prossima puntata, che si farà appunto il prossimo sabato. Ogni sabato dalle 8:30 fino in oltranza ci sarà appunto la puntata della Seattle Map. Io penso che 4-5 puntate in tutto finiremo poi questo progetto di miniserie di Silato Map, e però tenetevi pronti perché ne arriverà un altro, le idee sono sempre molte. Bene, ringrazio poi corre. Allora ringrazio Medical, ciao a tutti, DVD Channels, ciao a tutti, l'immigrato, ciao a tutti, il nostro scriba Android, ciao a tutti, e chi manca? Monster 500. E ciao a tutti. Eccolo qua, è crashato dopo, vedi, un attimo, stato aspetta, devo fare un saluto. Posso fare un saluto, Marco? Sì, grazie. Sì, basta non contenga blasfemie. Ciao o mamma. Bestemmioni. Ciao mamma. Madonna. Guarda, con questa inquadratura del tramonto, già venire sto fora anche ben. Aspetta che faccio meglio ora, se tu vuoi fare un po' per noi. Allora dai, rifai che mantengo l'inquadratura se la gente... Un saltello come le cavallette. È casinista in sopra la trincea. Sta ancora compattando l'insilato in modo da essere sicuro proprio che la fermentazione avvenga nel migliore dei modi. La scena finale sta per essere compiuta. Adesso crash al server, blum, un attimo che ti può andare sopra la trincea. Ed eccolo qua che arriva. Bene ragazzi, ciao a tutti, lasciate un bel commento e alla prossima. Ciao ciao.